tutte le feste ebraiche sono di solito prettamente ebraiche. Mentre la festa di Sukkot è una festa per cui venivano sacrificati nel corso degli 8 giorni di Sukkot, 7 giorni di Sukkot, 70 sacrifici per ogni nazione del mondo. La festa di Sukkot era una festa in cui nel santuario si pregava per la sussistenza, per la pioggia, non solo per il popolo ebraico, ma per tutti i classici 70 popoli del mondo. E dunque il messaggio di Sukkot è un messaggio non solo per noi ebrei, ma anche per tutti i nostri fratelli in tutto il mondo che appartengono a altri popoli. Una delle cose che la Torah e la religione ebraica vede diversamente da altri punti di vista è che nella religione ebraica non c'è questa convinzione che ognuno deve assolutamente abbracciare la religione ebraica e se no non ha accesso a Dio. La religione ebraica concede che ci sono due vie per attaccarsi a Dio. Una via del popolo ebraico è quella di osservare i 613 comandamenti elencati nella Torah, nella Bibbia. L'altra via è quella che è elencata all'inizio della Genesi, che ci sono 7 comandamenti che Dio diede a Adamo, poi ripeté a Noè e poi ripeté di nuovo a Mosè quando Dio diede a lui 10 comandamenti, che sono 7 comandamenti universali, che questi sono, si applicano a tutte le nazioni e chiunque li osserva non perché gli piacciono, sono belli, sono interessanti, ma li osserva perché vuole fare la volontà di Dio, ha la possibilità di attaccarsi a Dio in maniera diretta, senza alcun intermediario. Dunque, brevemente farò il mio dovere, come Mosè accettò questi 7 comandamenti da Dio con il compito di tramandarli a tutte le nazioni, brevemente tramanderemo questi 7 comandamenti così che ognuno può segnalarli ai suoi amici e così possiamo veramente portare questo mondo di pace di cui tutti parlano, ma rispettando questi 7 elementi veramente possibile. Numero 1, crede in un Dio, cioè divieto di idolatria, riconosce che c'è una forza principale, come dice Maimonide, la causa di tutti gli effetti, la prima causa. E dunque divieto di idolatria. Numero 2, non maledire Dio, cioè ci sono dei momenti in cui ci accadono le cose che sembrano negative, che pensiamo che non ce le meritiamo, però noi sappiamo che ogni cosa che avviene è provvidenza divina e se Dio ce l'ha mandata, un motivo c'è e se riusciamo a gioire in queste cose che sono magari troppo negative o incomprensibili, almeno dobbiamo trattenerci da maledire Dio. Numero 3, rispettare la vita umana di ogni essere umano, uomo, donna, bambino, pure un neonato che non è ancora nato ha diritto alla vita. Numero 4, divieto di adulterio, rispettare la santità e la centralità della famiglia per poter mandare il mondo avanti in maniera civile. Numero 5, non rubare, rispettare la fiducia che Dio dà a ogni persona, i suoi bisogni materiali, finanziari, e non c'è bisogno di sottrarre in maniera disonesta quello che noi abbiamo bisogno. Numero 6, impegnarsi per giustizia equa. E dunque quando noi vediamo, siamo testimoni, testimoniare, non dire ma io sono di fretta e così via. Impegnarsi per giustizia equa quando c'è da fare una dimostrazione, impegnarsi nelle maniere permesse e giuste per portare avanti la giustizia. E numero 7, Dio ci ha dato permesso di mangiare la carne, non ci ha dato permesso di fare soffrire animali. E dunque qualsiasi sofferenza a un animale che non è esattamente indispensabile, tipo per salvare la vita a una persona o per mangiare in misura giusta, è vietata. E dunque se uno vuole mangiare un pezzo di carne, deve prima uccidere l'animale in maniera che soffre il meno possibile, e solo dopo che l'animale è morto si può godere di questo. E così
per esempio, questa logica, un test sugli animali per una cosmetica non è tollerato, mentre un test per un animale per una medicina che può salvare la vita all'uomo può essere accettato. Chiunque osserva questi sette principi con l'intenzione di fare la volontà di Dio, non di fare quello che lui crede che è giusto, di fare la volontà di Dio, di sottomettersi alla volontà di Dio, questo viene classificato dalle mani di un giusto delle nazioni e riceve ricompensa esattamente come un ebreo che si impegna a osservare i suoi 613 comandamenti. Dunque ci auguriamo di venire presto all'era messianica, che tutti i popoli serviranno un Dio con una, insieme, con una grande unità, senza gelosia, senza nessun attrito, e questo impegnandoci in questi sette comandamenti. Grazie a tutti quanti.